lo so. Note di salute è offerta da Edilizia Marchetti Plus SRL, azienda specializzata in materiali e manufatti per l'edilizia, in via Maiocchi Plattis 9 a Ferrara. E nuovamente diamo il benvenuto al nostro dottor Vaccari. Buongiorno dottore, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. È sempre un piacere essere in sua compagnia, anche perché ogni settimana affrontiamo un argomento differente. Devo dire che lo anticipo, che purtroppo oggi è l'ultimo appuntamento, giustamente poi anche lei godrà il meritato riposo, ma possiamo già dare l'appuntamento con Note di Salute agli inizi di settembre. E intanto grazie per la sua disponibilità. E, volevo concludere questo viaggio con Note di Musica parlando con lei di tiroide. Quali sono i sintomi, come riconoscere i problemi di tiroide e come curarli? Certo, allora la patologia della tiroide è una patologia molto diffusa nella popolazione, quindi di cui soffrono molte persone. La sintomatologia che dà è legata alla funzione che questa ghiandola che si trova alla base del collo ha. La tiroide regola un po' quasi tutti gli organi, diciamo, quindi un'alterazione della funzione di questa ghiandola si ripercuote un pochino su tutti gli organi. E i sintomi sono molto vari e cambiano a seconda che si tratti di un funzionamento eccessivo, quindi di un ipertiroidismo, o di un funzionamento invece in difetto, quindi di un ipotiroidismo. E i sintomi sono un po' diametralmente opposti, perché l'ipotiroidismo si manifesta con stanchezza, sonnolenza, affaticamento, aumento di peso, a volte abbassamento della frequenza cardiaca, perdita di capelli, stitichezza, quindi tutti sintomi diciamo un po' aspecifici che possono suggerire che la tiroide sta funzionando poco. Viceversa, quando la tiroide funziona molto, i sintomi sono opposti, quindi abbiamo irritabilità, anche agitazione, fatica a dormire, alterazioni sempre gastrointestinali, magari però più verso lo spettro della diarrea invece che della stitichezza, tachicardia, cioè sensazione del cuore che batte forte. E infatti l'esame della tiroide è uno tra gli esami che, quando compaiono questi sintomi, conviene sempre fare. È un banalissimo esame del sangue, abbiamo il TSH reflex richiedibile in laboratorio, che è il primo indice della funzionalità della tiroide. Dopodiché, se questo è alterato, ovviamente si andranno a fare degli approfondimenti per andare a vedere quali sono le cause. Anche il trattamento dipende dal grado di funzionalità della tiroide, quindi nei casi di ipotiroidismo noi abbiamo dei farmaci che praticamente vanno a aumentare o introdurre totalmente l'ormone tiroideo mancante, regolandone i livelli secondo la necessità dell'organismo. È importante quindi, in caso poi di ipotiroidismo, fare dei controlli regolari, perché a seconda dell'età, a seconda della funzionalità dell'organismo di quel momento, può essere necessario dover aggiustare le dosi, e quindi periodicamente, una o due volte all'anno, chi soffre di ipotiroidismo farà il controllo del TSH negli esami del sangue. Ultima cosa, molto importante per chi ha una terapia comunque stabilizzata e che non cambia da diverso tempo, ma qualora dovesse, parlo per le giovani donne, andare in gravidanza, è molto importante farsi seguire dall'endocrinologo, perché la gravidanza è uno di quei momenti in cui la funzionalità della tiroide è essenziale e quindi va magari aggiustata il stadio della terapia, ed è consigliato farsi seguire da uno specialista in questo caso. Per tutto il resto invece solitamente siamo noi medici di famiglia che consigliamo poi le variazioni di dosaggio a seconda degli esami del sangue.
Ecco, le volevo chiedere questo a proposito del dosaggio. Ci sono la classica terapia con la pastiglia, la pillolina mattutina, ma ci sono dei farmaci anche, possiamo dire, di ultima generazione che sostituiscono la pillolina con delle fialette. Questo dà la possibilità, diciamo, di poter mangiare subito, no? Perché se non sbaglio, quando si prende la pillolina poi bisogna stare una mezz'oretta, 40 minuti senza mangiare. Esatto, bisogna stare una mezz'oretta senza mangiare per permettere all'organismo di assorbire bene la pastiglia della tiroide, quindi questo per alcuni è, diciamo, un limite e questi nuovi farmaci danno invece la possibilità di superare questo limite, soprattutto magari per una persona che deve alzarsi e andare a lavorare, magari aspettare mezz'ora può essere un pochino problematico. Sempre quando si cambia la terapia, comunque parlarne col proprio medico e valutare poi, perché magari si usa lo stesso dosaggio di un farmaco, cioè lo stesso dosaggio che si prendeva in pillole, poi si assume in fiale, non è detto che l'assorbimento sia lo stesso, quindi io ai miei pazienti, quando cambio da una formulazione all'altra, faccio sempre, magari a distanza di un mese o due, fare un controllo degli esami del sangue per valutare se effettivamente il dosaggio è mantenuto, cioè il livello di ormone circolante è mantenuto, ecco, quindi o se invece è necessario qualche piccolo aggiustamento. Però le terapie sono assolutamente sostitutive, cioè la fialetta sostituisce la pillola, oppure ci sono dei casi in cui non è consigliato il cambio di terapia? No, allora, diciamo che è come il principio attivo del farmaco è quello, perché si va a somministrare l'ormone tiroideo. Dipende proprio, è solo la via di somministrazione che cambia. Tra l'altro anche le fiale non sono tutte uguali, perché alcune sono a base alcolica, per esempio, altre invece sono a base di acqua. Quindi a seconda di quale farmaco e del tipo di paziente si decide il farmaco più indicato. È ovvio, va sempre fatta col medico questo cambio di terapia, mai da soli, perché ovviamente insomma bisogna aggiustarla in base alla persona che abbiamo davanti, in base alle sue necessità, in base anche alle sue caratteristiche. Tutto questo ovviamente per l'ipertiroidismo, perché invece l'ipertiroidismo è un discorso un po' diverso, perché dipende poi dalla causa. Insomma, l'ipertiroidismo solitamente lo gestisce di più l'endocrinologo, almeno nelle prime fasi, ecco. Però noi possiamo suggerire ai nostri telespettatori che magari non conoscono questa terapia sostitutiva liquida di parlarne con il medico e di chiedere se è possibile fare il cambio. Allora, diciamo che secondo me, io generalmente anche con i miei pazienti dico che quando una terapia va bene, la persona si sente bene e gli esami vanno bene, io non consiglio il cambio, a meno che questo non gli comporti delle grosse limitazioni o delle grosse difficoltà. Perché secondo me è una terapia che sta andando bene in una persona magari anziana che la prende da tanto tempo, cambiarla poi magari non si trova subito il dosaggio, può avere qualche fastidio. Quindi se la terapia comporta delle limitazioni o delle cose per cui si fa fatica a seguire, sì. Se invece la terapia però dà degli ottimi risultati e la persona sta bene, io sconsiglio in genere il cambio se è ben compensata e magari da tanti anni fa la stessa terapia. Ho capito. E le chiedo l'ultima cosa, è consigliato anche periodicamente fare un'ecografia alla tiroide? Allora, l'ecografia alla tiroide io generalmente la faccio sempre fare quando riscontro un malfunzionamento iniziale che non era noto, per vedere se ci sono dei noduli, se ci sono altre patologie visibili dall'ecografia. Dopodiché, se c'è una disfunzione, io in genere la tengo monitorata a seconda di quello che si trova nella prima ecografia. Quindi se si trovano dei noduli, si fa il follow-up, quindi il controllo a distanza di tempo, anche a seconda del tipo di noduli. Però sì, questa è una cosa che spesso si fa in chi ha patologie tiroidee, a seconda della patologia si decide una frequenza diversa e è un esame che serve perché l'esame del sangue va a valutare la funzionalità della tiroide,
mentre l'ecografia ne valuta l'aspetto, diciamo, quindi la forma e le caratteristiche dell'immagine, diciamo, della tiroide. Quindi sono due esami complementari e che al primo riscontro io generalmente richiedo comunque sempre tutti e due. Allora, io sono tifo molto per la prevenzione, quindi mi scuso se le faccio di nuovo questa domanda. Ipotizziamo che non ci siano problemi di tiroide, ogni quanto si deve fare l'ecografia? Ma allora, se non c'è nessun problema e la tiroide funziona bene, non è un esame che si richiede di base. Io di base invece negli esami del sangue, nei controlli ogni anno due che i miei pazienti mi chiedono in ambulatorio, la funzionalità della tiroide, quindi l'esame specifico, anche se non ci sono problemi, ogni tanto lo faccio controllare, quindi diciamo se non tutti gli anni, ogni 2-3 anni, perché essendo molto diffuso nella popolazione la riduzione, soprattutto quindi l'ipotiroidismo, ma anche l'iper, secondo me, e ne trovo spesso vari, che magari riesco a intercettare dal TSH, quindi da questo esame che si fa nel sangue, prima che arrivino i sintomi. E dopo in questo caso ovviamente vado a fare anche l'ecografia per valutare proprio anche l'aspetto. Quindi soprattutto l'esame del sangue io lo consiglio rutinariamente ogni 2-3 anni di fare un controllo, ecco. Tra l'altro, soprattutto per chi soffre di alcune patologie che si associano a variazioni della tiroide, penso al diabete, penso alla celiachia, ecco, quindi penso alle altre patologie autoimmuni, quindi del sistema immunitario, in questi casi una valutazione della funzione tiroidea generalmente la faccio fare annualmente. Ecco, se ci sono magari delle patologie collegate, allora può avere senso fare magari anche un'ecografia. Grazie dottor Vaccari, la ringrazio davvero, anche oggi è stato esaustivo nelle sue risposte, le auguro una buona estate e ci vedremo anche a settembre. E anche a tutti i telespettatori, e ci vediamo a settembre, buona estate a tutti. Grazie e buon lavoro.